Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa crema viso della Bottega Verde. È della linea Uva Rossa, quindi una delle ultime linee uscite. E adoro il fatto che in promozione mettono le mini taglie, quindi questa è un 10 ml, così si possono provare per più tempo i prodotti, perché questa, ad esempio, mi è durata quasi un mese d'utilizzo e ci si può fare un'idea. Allora, crema viso anti-età all'uva rossa con estratto di uva rossa di Tenuta Massaini. Quella promette il 92% di ingredienti di origine naturale ed effettivamente l'inci è abbastanza buono. Quello che io vi ho detto che è un 10 ml, e la versione che ho io è per la pelle normale a secche, quindi l'ho usata alla sera perché sapete che io ho una pelle mista, però guardando sul sito ho visto che esiste anche la versione da per pelle da mista a grassa. Sto leggendo perché vi dico anche la quantità, che è un 50 ml per la versione, la full size, e il prezzo sarebbe di 24,99 euro, ma ora è in promozione a 9,99. 9,99 per 50 ml mi sembra un buon prezzo. Allora, intanto vi ho fatto lo swatch per vedere la texture, perché come vedete l'ho proprio finita, no, ce n'è appena un pochino, però l'ho proprio schiacciata per finirla e quindi ve la mostro meglio. Sicuramente al naso è il profumo è buonissimo, ma è buono e si sente mentre si stende la crema, ma una volta applicata non è invadente e non persiste sulla pelle. Poi è una crema che, come vi ho detto, questa è quella per la pelle da normali a secche, mentre io ho la pelle mista, quindi l'ho usata solamente alla sera. Basta poco prodotto, si stende bene, si stende facilmente, è bella fluida e assorbe immediatamente. Sento la pelle che è subito più morbida, più idratata, più elastica. Oltretutto con il freddo, che magari alla sera mi trovo con la pelle un po' arrossata, applico questa e sento subito l'effetto lenitivo, perché sento subito che sto meglio. L'ho applicata anche dopo le maschere viso, soprattutto quelle purificanti, perché tendono a seccarmi un pochino la pelle, e con questa davvero dopo è una goduria, perché ha una texture che, anche se per pelli secche, nutre a fondo, quindi idrata ma senza essere pesante, perché è davvero leggera sulla pelle e trovo che sia una cosa pratica. Un prodotto che non sia pesante sulla pelle. Credo che la versione per pelle da normali a miste avrei potuto provarla anche da giorno nel periodo invernale, ma non so, io sono abituata con i sieri. Comunque questa mi è piaciuta tanto. Mi sveglio con la pelle che è bella idratata, bella nutrita, bella. La sentivo anche al tatto più soda, quindi comunque sia una cosa molto positiva, senza però essere unta, quindi wow. Credo anche che per chi ha la pelle secca forse è un po' troppo leggera, perché nutre davvero tanto, idrata davvero tanto, ma la pelle secca, poi anche magari con l'inverno, sarebbe forse poco. Dalla pelle normale mista provatela perché davvero è fantastica. A me è piaciuta tanto, ve l'ho detto. Credo che con il prezzo promozionale di 9,99 la confezione grande, magari per la pelle mista, la potrei tranquillamente provare. Magari più avanti, perché adesso sto testando altre creme, ma comunque la tengo in considerazione perché è molto valida. Che altro dire? 92% di ingredienti di origine naturale, più o meno sì. Diciamo che Bottega Verde sta migliorando ultimamente, non ha siliconi e questo è positivo, sicuramente mi sono trovata bene. La linea Uva Rossa mi piaceva per il profumo, quindi vi deve piacere anche la profumazione. Ma comunque sulla pelle non persiste e non è invadente, quindi ottima come prodotto viso, ovviamente. Ve la faccio vedere. E niente, che dire, io ve la consiglio di provarla. Queste mini taglie poi che fanno ultimamente, fanno dei set di mini taglie, delle nuove linee davvero fantastiche. E quindi, detto questo, io
Vi consiglio questa crema, dove la luce, ah, ecco, era finita, è sparita la luce. Vi consiglio questa crema e fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate. E io come sempre spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!